Allora, il nostro prossimo relatore è Claudio Collovà, direttore artistico del Teatro Festival di Segesta, confermato via web. Eccolo qua. Allora, sì. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Io sono Claudio Collovà, lui è Francesco Panasci. Ecco, cosa state facendo qui via allora, festival? Insomma, di che cosa vi occupate? Intanto siamo nel mezzo del nostro lavoro, ed ecco perché siamo anche un po' sudati perché il festival comincerà comunque a breve, il 4 agosto, ci sarà l'inaugurazione al Teatro Antico, poi andrà avanti per un mese intero fino al 4 di settembre. Voi fate tante forme di arte, appunto, no? Quelle più leggere e quelle più alte, come ha sottolineato lei. Ma qual è la risposta dei giovani, che è particolarmente importante, direi? Allora, intanto il parco ha 300.000 visitatori all'anno, no? I giovani, noi stiamo cercando di coinvolgerli e di averli come pubblico, perché per noi è importantissimo. E oltre alle agevolazioni che stiamo prevedendo per loro, naturalmente la prima forma attrattiva per loro è il programma. Per cui il programma non è un programma che è distante dalle loro corde, anzi è un programma che va incontro a certi gusti e possono essere anche di attrazione per i giovani. Bene, io la ringrazio, noi grazie a voi. Un grande in bocca al lupo, perché credo che il lavoro sia piuttosto intenso, no? Sì. È un grandissimo lavoro, avete cominciato l'anno scorso direttamente, finito il festival, avete ricominciato a lavorare. Sì, abbiamo avuto poca pausa e quindi stiamo lavorando ancora, perché è molto impegnativo, il parco è veramente grande. L'aspettiamo qui a Segesta. Grazie, buon lavoro. Grazie, arrivederci. Allora, rientriamo in studio anche da parte nostra, questo lato. Allora Mario, eccoci, continuiamo questa giornata dedicata alla cultura siciliana, collegamento con Roma per parlare della giornata mondiale, così, della cultura e del lavoro. Ecco, i due festival a firma di Claudio Collovà che ci permettono di portare avanti delle iniziative non solo culturali, ma appunto, come dice il tema della giornata mondiale, noi produciamo lavoro. È così, Claudio? Sì, è stato molto importante aver partecipato a questo incontro mondiale, no? Giornata mondiale, e quindi diciamo dedicata alla cultura, quindi siamo molto contenti di essere intervenuti come Segesta Teatro Festival e come Ierofanie Festival. Perché tu parli di due festival e io forse parlerei di un unico festival, perché è forte la collaborazione e l'ideazione di lavorare insieme col Parco Archeologico di Naxos e il Parco Archeologico di Segesta, per cui i 9 spettacoli di Ierofanie, parte di questi verranno ospitati anche a Segesta, dove ci aspetta un lavoro anche molto impegnativo ma anche molto esaltante, perché saranno più di 30 gli spettacoli proposti quest'anno a Segesta, e includeranno danza, musica, teatro, e ci sarà anche molta attenzione non solo verso gli artisti siciliani o del resto d'Italia, ma anche verso artisti che provengono da altre parti d'Europa. E insomma, adesso con te stiamo preparando tutto il piano di comunicazione e lì all'interno verranno dichiarati gli artisti presenti. Il festival è una macchina che travolge un po', non solo tanto pubblico, perché è l'espressione più ampia della cultura, dell'arte, ma anche la possibilità di visitare spazi e luoghi nuovi che ci rendono chiaramente potenti dal punto di vista dell'attrattività turistica, ma anche quella legata ai siciliani, che spesso sono molto lagnosi, non amano uscire dal proprio uscio, o altrimenti sperano di poter vedere altre cose fuori dalla Sicilia senza sapere che la nostra Sicilia offre davvero tanto e di qualità. Però ecco, tornando al discorso lavoro, tante compagnie impegnate, tanti musicisti, tanti artisti, tanti teatranti, tanti registi, ma tanta anche attività collaterale a quella che è dell'arte, legate a professionisti dell'audiovisivo, a comunicatori, ai service che lavorano, all'accoglienza, insomma
Io voglio dare un messaggio chiaro a chi ci guarda in questo momento e alle istituzioni, perché si deve comprendere bene che la cultura, quando dice che produce economia, è una cosa vera. Cioè non stiamo parlando di aria fritta, no Claudio? Sì, sì, la dovremmo anche smettere di richiamare quel terribile detto: con la cultura non si mangia, ah. Perché insomma io penso che sia abbastanza banale sottolineare ancora una volta che lo spettacolo muove tantissima forza lavoro e che c'è tutto un mondo che non si vede, ma senza il quale niente sarebbe possibile, cioè nulla potrebbe essere visto o presentato in un festival. Sono tantissime le persone che vengono impiegate per far sì che il festival abbia successo. Quindi tu hai citato i service, cioè l'ufficio stampa, tutte le attività, la comunicazione, le tipografie che vengono coinvolte. Sì, prima che un artista, oltre naturalmente tutti gli artisti che vengono coinvolti, tutto questo è forza lavoro che si muove. E poi tu dici bene che il festival è un momento importante perché unisce la possibilità del viaggio e della conoscenza al di là di quello che si andrà a vedere, e poi in più, almeno per quello che ci riguarda, c'è anche questa spinta a vedere delle cose che sono già di per sé dei viaggi, no? Per cui dei piccoli viaggi all'interno del viaggio grande. Quindi io suggerirei a tutti quanti di uscire dall'uscio di casa, ma anche di andare lontano verso Naxos, dove ci siamo noi, e poi ritornare verso Segesta dall'altro lato. Sono luoghi incredibili, meravigliosi, siamo così orgogliosi di lavorare a Segesta per la nostra Sicilia. È un parco emozionante, come ripeto sempre, forse con una giusta ottimizzazione dei tempi che non si riescono mai non c'è mai abbastanza tempo prima, perché purtroppo ecco, due sistemi spesso, quello del festival e quello della burocrazia, della politica, hanno tempi completamente diversi e spesso in disaccordo tra di loro. Invece tutto dovrebbe essere diciamo adeguato alle esigenze di un festival, per cui speriamo che l'anno prossimo comunque, no, ci cominceremo a lavorare da subito. Questa è la prima edizione a cui stiamo lavorando benissimo. Certo, io voglio ricordare ai nostri spettatori che tu sarai ancora direttore del Segesta Teatro Festival per il prossimo triennio, quindi tre anni intensi di lavoro. Questa è una prima, non la voglio chiamare sperimentazione, che noi non sperimentiamo, anzi è abbastanza collaudato già festival. Forse ecco, l'anno prossimo spero di arrivare così diciamo fino all'ultimo a lottare, perché è una questione anche di tempistica. Ma sì, ma è anche una questione di comunicazione, come dicevamo poc'anzi. Se vogliamo rappresentare bene una nostra attività culturale, artistica e quant'altro, ha bisogno dei tempi che servono per poterla presentare, non ai siciliani, che arriverà certamente con un attimo più di tempo, ma per poterla presentare a livello nazionale e internazionale, come faremo in questo caso, certamente qualche mese in più è utile, perché ci permette di attrarre nuovi turisti, poter offrire un catalogo di attività culturali importanti nella nostra Sicilia. Certamente fare una bellissima figura. Soprattutto, Francesco, dici bene, essere collegato a quell'enorme settore che è il turismo, che deve essere avvisato in tempo. Cioè una famiglia tedesca deve sapere a gennaio che a Segesta, in quella data, troverà quello spettacolo, quindi sarà importante essere lì in quel periodo per vedere quello spettacolo lì, e lo deve sapere a gennaio, non lo può organizzare all'ultimo minuto, no? Quindi assolutamente molto tempo prima. Senti Claudio, andando un po' dentro Segesta, un cartellone che vede un mese ampio di attività, non solo di performance artistiche, ma anche di laboratori, di incontri con gli autori, insomma c'è di tutto e di più. Avremo un mese di agosto, quasi ai primi di settembre arriveremo con questo cartellone, con una marea di attività che davvero ce n'è per tutti i gusti, possiamo dire così, no? Sì, c'è una visione ben precisa che è legata molto alla sacralità del luogo, quindi c'è chiaramente una profonda riconoscenza e un profondo rispetto per quel luogo lì, che ha una storia tra l'altro di festival che risale alla prima metà degli anni 60, quindi la nostra è un'edizione antichissima, anche se durante il periodo
ha cambiato spesso soggetto proponente, però poi il luogo invece ha unificato tutto, no? Questo è un festival tra i più longevi d'Italia, possiamo dire. Sì, il programma. Io se il programma, scusami, Claudio, vorrei dare solo qualche chicco, qualche nome. Non dico di elencare tutto il programma, ma qualche nome che possa dire: su Segesta abbiamo questo questo stampo artistico di livello. Sì, intanto tutti gli spettacoli sono figli benvenuti, quindi certo. Mi dispiacerebbe parlare di qualcuno in particolare, però sono molto contento che il debutto è affidato al gruppo musicale di Anna Maria Efele, che è una delle cantanti più conosciute a livello mondiale di canto armonico, quindi diciamo il suo canto e la musica che la sua band produce sarà strettamente in collegamento con il divino, esatto, di Segesta. Io mi auguro che questo concerto di apertura sia molto seguito, perché è un'artista del nord della Germania molto conosciuta e per la prima volta in Sicilia da noi. Ci fermiamo su questo nome, basta. Ma non sì, perché poi mi piacerebbe parlare di ogni singolo spettacolo, rischiamo di diventare lunghissimi. Esatto. Perché, però potremmo fare, parlando con i nostri internauti, i nostri ospiti che ci guardano in TV, possiamo dire che potremmo fare dei piccoli focus giornalieri. Quello è sicuramente, perché voglio parlare di ogni spettacolo, perché sono stati tutti scelti con il cuore in mano, con una profonda conoscenza degli artisti, con un rapporto spesso personale tra me e loro, quindi se mi dai l'opportunità sarà per me importante poter parlare di ogni appuntamento. È fatto, detto così è fatto, parleremo puntualmente e in ordine giustamente anche di uscita dei nostri artisti, proprio per dare non solo spazio ma per promuovere al meglio quello che è il lavoro che è messo in piedi dal direttore artistico Claudio Collovà, grazie anche all'assessorato dei beni culturali della regione siciliana e al buon direttore Luigi Biondo, che è davvero un antiburocrate, potremmo dire, parlando della città con cui interviene e agisce. Un grande compagno di viaggio che sta veramente facilitando tutto. Bene, io vi faccio vedere soltanto la copertina, perché è giusto che sia così, è la copertina. Questa del nostro festival Ierofanie, che prenderà luogo dal 28 luglio fino al 28 agosto tra i giardini Naxos, quindi su Taormina, e dall'altra parte Segesta, per questa interconnessione che ha creato il direttore artistico tra i due festival. Cosa stiamo sviluppando per il bene di questa grande attività e azione che si chiama cultura, un'attività importante che rende tutti noi orgogliosi non solo del lavoro che facciamo, ma soprattutto perché sappiamo che con la cultura davvero si può creare un'industria del lavoro, un'industria dell'economia che non ha pari, perché la Sicilia dal punto di vista culturale, quello che ci ha donato il buon Dio, di questi siti che ci ritroviamo nel nostro territorio, ci rendono davvero fortissimi e non c'è assolutamente paragone con le altre regioni d'Italia se non con gli altri stati del mondo. La Sicilia è davvero il cuore pulsante della nostra cultura. A posto con... Posso salutarti, ti faccio un in bocca al lupo grande. Mi sa che ci vediamo ogni giorno. Ci vediamo ogni giorno perché portiamo avanti la strategia. Ma ci rivediamo. Bene, chiudiamo col moderatore questo collegamento. Grazie anche agli amici di Roma con la giornata mondiale del lavoro e della cultura. E per noi è una giornata mondiale, quella di Palermo, con tutto quello che sono le sue sofferenze, ma soprattutto noi stiamo guardando quello che sono le proprie prospettive, quello che si potrà fare nel prossimo futuro. E vi garantiamo che nel prossimo futuro noi ci saremo e saremo presenti, perché abbiamo tanta voglia di amare questa terra e soprattutto di poter produrre nell'ambito in cui siamo stati abituati fin da bambini a lavorare, cioè il nostro mondo culturale. Buona visione.